io mi ricordo a un certo punto, non mi ricordo quando, mi ero rotto le scatole di fare film dove c'erano delle povere ragazze inseguite da qualcuno col coltello. Un fortissimo applauso para Lamberto Bava. Empezaste muy pronto en el cine, tu padre por todo, y empezaste directamente con largometrajes. ¿Alguna vez has hecho un cortometraje? No, non ho mai fatto un corto nella mia vita. Quando ho cominciato io non c'erano i corti, si facevano i film solo. Ti posso dire che per molto tempo non amavo i corti, è perché il corto non è ancora un film, può diventare per chi lo propone, però capisco anche, ho capito che non è facile fare un film subito, allora fare un corto. Ti dà la possibilità di poi di aspirare a cose più grandi. Ci sono dei corti meravigliosi, però ce ne stanno anche tanti che era meglio non averli fatti. ¿Qué es lo mejor y lo peor del apellido, de llevar el apellido Baba? In qualche cosa è positivo, in altre è negativo, però non è così grave o così importante. Half a century since Mario Bava put me on a stick. Io pensavo di esordire come regista con qualche conoscenza o qualche amico di mio padre. E invece non è stato così, perché a me mi ha chiamato a fare il regista Pupi Avati, regista, produttore, che aveva una storia e mi ha chiamato a me perché suo fratello Antonio aveva lavorato con me come secondo aiuti, si vede che gli aveva detto Lamberto è bravo, può fare un film. E un certo giorno mi hanno chiamato, ho fatto il mio primo film macabro. Quindi non è che. Sì, poi il nome Bava è certo che dà una carta. Ossia, io ho sempre, per esempio, ho sempre aiutato i figli dei figli, perché so che portare un cognome è pesante anche, perché finché non fai capire chi come sei e chi sei, è pesante. Tú no has sido realmente un fan del terror, sin embargo te has convertido en un icono del terror. ¿Esperabas convertirte en un icono del terror? Io ho sempre amato il fantastico, che un genere, è più ampio. Diciamo che poi va a periodi, no? Perché ci sono dei periodi che ami i film cattivi. Io mi ricordo a un certo punto, non mi ricordo quando, mi ero rotto le scatole di fare film dove c'erano delle povere ragazze inseguite da qualcuno col coltello. Io non ce la facevo più. Poi ho cominciato a fare fantasy e dopo che ne ho fatti anche lì tanti e tanti fantasy, avrei preferito fare un film dove c'era una ragazza da inseguire col coltello. Con motivo del 30 aniversario de Demons, se proyectó la película con presencia de su director, Lamberto Bava. ¡Momentazo! Y la gente del Nocturna tuvo la feliz idea de regalar a los asistentes esta réplica de la entrada de la película, que los que estuvimos espabilados conseguimos que nos firmara el mismísimo Lamberto Bava. Todo igual en un futuro vale una pasta. Lamberto Bava. ¡Bava! ¿Cuál ha sido tu secuencia más difícil de rodar? Ogni film ha sulla carta sequenze che quando arrivi sai che devi arrivare a girare quella, magari ti dà fastidio, no? Perché, però poi alla fine la giri, anzi forse quelle che hai più miedo che ti può succedere qualcosa, più che altro quando devi fare degli effetti e sai che l'effetto può venire bene o può venire male, no? Quindi, però posso dire che la sequenza più distruggente, non so, nella mia vita è stato Demoni 2,
In Demoni 2 avevamo i demoni che attaccavano i normali in un garage dove la gente aveva messo tutte le macchine, come nel Far West i carri come con gli indiani, no? E bruciavano le macchine. Ecco, girare per 3 giorni con le macchine incendiate che non avevamo gli areatori, quindi era una follia. Quella è stata una scena che quando abbiamo finito eravamo tutti veramente cotti. ¿Qué es lo que más te gusta del fantástico español? Molto, dicevo prima che ho rivisto proprio 15-20 giorni fa la televisione italiana di Others e ogni volta che lo vedi è sempre più bello, non lo so perché. Sono un patito dei rec, perché sono film che fanno paura, che è proprio paura vera. Mi dicono anche che hanno una composizione che assomiglia a Demoni, come ambiente chiuso, quel genere lì, poi il regista parlando una volta. Però dico, Rec 1 mi ha fatto paura, Rec 2 mi ha fatto più paura del primo, Rec 3 è ancora di più. Ecco. Ma sai, aver paura in un film che vedi dipende anche dalle tue componenti in quel momento, no? Perché dipende da come stai te, se stai più adrenalinico, oppure se stai morto, sai, perché è un film è come ti prende dentro di te, quindi può essere che se lo vedo un'altra, ecco, per esempio The Others che ho visto 15 giorni fa in televisione me lo sono più gustato che 10 anni fa, insomma, credo. Demons. Demons es posiblemente una de las películas que más veces he visto en mi infancia, divertidísima. Demons, una obra maestra. Una película que se puede ver cada mes, como hago yo, prácticamente. Bueno, pues si tuviera que definir Demons en una palabra para cualquier amante del fantástico, para mí sería imprescindible. Muchísimas gracias, Lamberto. Pues me he pedido la fotito de rigor.